Buongiorno, siamo a Nepi con Fernando Marini del canale Abruzzo Trekking 1962. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ci andiamo a fare la cascata del Picchio. E del Pizzo. E del Pizzo. E la tagliata dei cavoni. E la tagliata dei cavoni, qui a Nepi, nel Viterbese. I sentieri naturalistici. Dico io? Sì. Allora, qui il sentiero del Picchio va dritto, il sentiero per andare al Picchio, anche alla cascata del Pizzo. Però volendo, se girate a sinistra, c'è un sentiero non segnato che porta sotto, proprio sotto la cascata del Pizzo, e addirittura c'è una strada che porta qui sotto alla cascata dei Cavaterra. Però è difficile arrivarci alla cascata dei Cavaterra, a meno che non andate armati le macete. Ci sono riuscito una volta sola e porta dentro al centro storico di Nepi. Ok, ottimo, andiamo, andiamo allora. Che la fontana del Cardinale, una fontana antica o quello che ne rimane. C'è un tunnel qui dentro. Ok. Questa è la fontana del Cardinale. La fontana del Cardinale. Vediamo. Ci stiamo addentrando nelle forre. Al Pio, superato il ponticello sul fiume, a destra, subito qui dietro, ma 5 minuti a piedi, c'è la tagliata dei cavoni, la tagliata etrusca, tutta tagliata a mano, la vediamo dopo. Adesso col sentiero 178 andiamo alla caduta del Picchio, la cascata, la caduta, e al ritorno la cascata del Pizzo, e questa la facciamo a ritorno. Okay. Sentiero 178 Cai. Ok. Ah, questa è la Valle Subpentonia. Ok. Eccoci qui nella Valle Subpentonia, c'è Fernando che va avanti, che mi fa da guida perché lui è di zona, abita a Civita Castellana, a due passi da qua. Io vengo da Roma, quindi mi sono fatto un po' di strada e ci siamo rincontrati, è la terza escursione che ci facciamo con Fernando. C'è il fosso qua sotto. Ecco Fernando. Ok. Ok, la cascata. Questa è la deviazione della cascata del Pizzo. Ok. Adesso stiamo a camminare sulla riva destra del fiume. Poi superate quel tratto dove sta la corda, passate sulla riva sinistra e costeggiate tutta la riva sinistra fino a arrivare sotto la cascata, proprio dentro la cascata del Pizzo, ma che è piccoletta però è caruccia. Ok. Qui siamo alla deviazione per la sorgente del Tasso, vedete? La sorgente del Tasso. Questo porta, diciamo, è un piccolo pezzo in arrampicata fino al secondo grado, ci sono dei chiodi di ferro ci hanno messo, per raggiungere sia la sorgente del Tasso che la cascata del Pizzo. Quindi se fate la cascata del Pizzo dall'altra parte potete risalire da qui, ma dovete fare attenzione perché è ripido, scivoloso, non c'ha protezioni, non c'è niente, se cascate cascate sotto la cascata del Pizzo e vi saluto. E quindi, però in discesa è più difficile, in salita è abbastanza semplice, via, però basta che non c'è paura del vuoto perché passa proprio sopra la forra, capito? È bellissimo. Ok. Questa situazione che diceva Fernando per scendere direttamente alla cascata del Pizzo con i gradini d'arrampicata, andiamo avanti. Qui al bivio a sinistra, a destra andate alla località La Massa e potete andare a Casteldischia e tutta, insomma, potete anche fare l'anello per rientrare dentro i cavoni. Ok. Centro storico di Nepi. Ok, qui c'è questa curva e si va in discesa verso il fosso. Ok, stiamo andando al fosso della cascata del Pizzo. Thank you.
superato questo ponticello con la corda. Ok, sentiero per escursionisti esperti, caduta del Picchio. Noi andiamo. Qui siamo al Viva, alla destra di Edoardo c'è il fiume della cascata del Pizzo. Questa alla sinistra è il fiume della cascata del Picchio. Qui si uniscono e vanno tutte e due dentro il Treia. Questi sono affluenti del Treia e poi dentro. Invece là non si vede, voi non lo vedete, ma c'è un sentiero che sale. Credo che ormai sia mezzo fuori uso, che è il sentiero delle Fontanacce e porta fino a dentro a Castel Sant'Elia. Viene chiamato delle Fontanacce perché mentre fate questo sentiero sono tutti scogli dell'acqua, in pratica camminate in mezzo l'acqua. E poi solo c'è una piccola tagliata etrusca, ma piccoletta, e lì mi sono rotto il dito io. Mannaggia! Quindi questa è la confluenza dei due fossi, del Pizzo e del Picchio. Andiamo qua per il sentiero per escursionisti esperti come noi, ovviamente noi siamo esperti, almeno così sedicenti tali. Io ho fatto l'esperienza sul campo, non ho fatto corsi, niente, solo così buttandomi all'arrembaggio ho fatto esperienza sul campo, cadendo, ricadendo. Ok, siamo al secondo attraversamento, adesso qui sulla, dove vedete questo tronco grosso qui in mezzo, questo qui inizia il sentiero delle Fontanacce, quello che vi ho detto adesso che sembra chiuso, però è cascato s'albero in mezzo, quindi se venite dal Picchio e non volete tornare su questo sentiero dovete scavalcare il tronco e andare verso Castello, verso la salita delle Fontanacce. Sempre se è aperto ancora uno di questi giorni lo vedo, questo è il secondo attraversamento. Airone Cenerino, spero di averlo. Spero averlo acchiappato, ecco là. Non so se. Tutte le volte che vengo ho visto. Spero di averlo inquadrato col telefono. Se guardavo ma non sono riuscito a vederlo. Mannaggia. Cioè, nel vederlo prima che lo fai la foto, no? Le scappa sempre, lo sente arrivare, non c'è niente da fare. Ma anche se quando vengo in silenzio mi becca sempre. Altro passaggio attrezzato con corda, ecco il rimano, bello attrezzato sto sentiero. Okay. Ci siamo fatti questo pezzo di sentiero attrezzato. Siamo arrivati nei pressi della cascata, così intravede la cascata sullo sfondo. No, per Picchio. Eccoci qua, siamo arrivati
con la cascata del Picchio, con Marini Fernando, Abruzzo Trekking 1962, guardate il suo canale. Okay. C'è anche un fatto, c'è anche qui, c'è un giro che viene chiamato il giro dei tre comuni. Tutto passa tutto sotto le forie, passa a parte da Cinta Castellana, passa per Castello, poi sotto la forra di, sale a Nepi, riprende la via Merina e risbuca a Cinta Castellana. Una chicca. Okay. Se volete ci accompagniamo. Ok, quindi Nepi e Castel Sant'Elia, provincia di Viterbo. Bella forra a picco. Entriamo nella tagliata dei Cavoni, passando da sopra, riscendiamo la chiata dei Cavoni, andiamo sotto la cascata del Pizzo, risalimo e salimo da quel pezzo con i chiodi e andiamo a Nepi. Ok, perfetto, okay, perfetto. Allora sounds good. Andiamo allora. Se vi serve qualche gomma per la macchina, perché a mio vendo tutto, sta qui. Quindi cima, a metà prezzo vi faccio. Cima Copertoni. Eccoci qua, questa è la famosa tagliata Via Cava, meglio conosciuta come tagliata dei Cavoni. Gli Etruschi Farisci, quando dovevano collegare i due pianori, scavavano una via cava tutta a mano nella fora fino a raggiungere il fiume, mentre i Romani facevano i ponti, loro facevano le vie cave. Ho tagliata, questa è la famosa tagliata dei Cavoni di Nepi, anche se la più bella, la più grande, la più bella in assoluto è la tagliata Fantibassi di Civita Castellana, e qualche volta le portiamo a vederla. Ok, andiamo che sono curioso. Ci sono mai stato, sono passato un sacco di volte a Nepi, ma mai nelle forre. Ancora si vede poco, ma quando entriamo dentro si vede. Ed ecco qui la tagliata, stupenda. Nella tagliata dei Cavoni a Nepi. E qui c'è una curva e la tagliata continua. Tagliata tutta scavata a mano, stupenda. Con Fernando è andato avanti, io faccio un attimo una specie di selfie qui, in questo ambiente incredibile. Guardate che tagliata, tutta scavata a mano. È bellissima. Senza parole. Qui siamo nel punto più alto della tagliata, che raggiunge fino ai 15 metri e i 4 metri di larghezza. E voi perché si è rovinato, ma se ci fate caso ancora i carri passavano qui e al centro c'è ancora lo scavo dello scolo dell'acqua. Quando pioveva l'acqua scolava e qui passavano con i carri. Naturalmente la tagliata dei Cavoni ne sono due, una in entrata e una in uscita, poi vediamo quell'altra, ed ogni albero lo dico dopo. Eccoci qui nella tagliata dei Cavoni a Nepi con Fernando Marini di Abruzzo Trekking 1962, che è andato avanti, ma lo raggiungo. Posto stupendo.
venuto giù un albero, un altro albero l'abbiamo sentito cadere prima, c'è un po' di vento oggi. Ah, qui c'è una diramazione, vedi che bello. Allora, questa secondo me, secondo quello che io ho letto, non è che me lo sono inventato io, siccome questa è più larga, era forse per i carri, per la discesa dei carri. Quest'altra tagliata qua, che è larga circa un metro, credo sia pedonale, cioè nel senso le persone passavano a piedi da qua. Ed ogni entrata delle tagliate, vedete là in alto, c'è una nicchia. Siccome qui era notte, era solo illuminata solo dalle lanterne, ed erano superstiziosi, avevano paura, tutto buio, mettevano quelle cose, mettevano delle divinità, qualcosa, e le chiamano le edicole scacciadiavoli. E qui dentro, che viene da là e gira lì dentro lì, passa l'antica via Amerina, cioè la strada che collegava Roma ad Ameria, l'attuale Ameria. Fa un anello. Sono collegate. Stupenda. Questa è la continuazione della tagliata. Alla fine di questa tagliata, in alto, tipo a 5-6 metri, c'è una grotta. Allora siamo andati lì, abbiamo salito, abbiamo messo le corde, siamo riusciti a salire. Solo che quando siamo andati sopra mi hanno visto che c'era il passaggio dal campo. Vabbè, è uguale. Ok, ora andiamo verso la cascata del Pizzo. A destra la cascata del Picchio, a sinistra la cascata del Pizzo. E qui c'è il famoso passaggio con la corda che ho visto in parecchi video, compresi i video di Fernando. Ok, allora siamo arrivati a questo bivio, stiamo andando alla cascata del Pizzo, a un certo punto, vedete, Nepi Castello, passa lì, lì è quel famoso passaggio di arrampicata, dove ci sono i ghiotti per salire e soprattutto c'è la cosa, la sorgente del Tasso, gli facciamo vedere? Ok. Questa è la sorgente del Tasso. Questa è la sorgente del Tasso, sbuca da quelle rocce là. Infatti dove c'era il cartello, hai visto la sorgente del Tasso? Sì, sì, sì. E il sentiero che sale in arrampicata è questo. Questo è il sentiero che riporta sopra il sentiero del Balpicchio, però vedete c'è il cartello. Come vedete il 178B, però questo è tutto in arrampicata, ci sono dei chiodi, ve ne faccio vedere un pezzetto, dove ne fa piano perché è scivolosissimo. Vedete i chiodi stanno qua. Poi continua a salire sopra e ci sono altri chiodi che attaccasse fino a raggiungere il sentiero. Okay. Andiamo al Pizzo. Qui siamo a monte della cascata del Pizzo, ci andiamo alla base. Stiamo andando alla base della cascata. Ultimo tratto per scendere sotto la cascata del Pizzo, con la corda. Senza tornare verso il sentiero del Picchio, prendiamo questo sentiero che non è segnato, lo riconoscete perché ci sono tutti i gradini scavati nel tubo, quindi evidentemente era una vecchia via etrusca che scende sotto, tutti i gradini scavati nel tubo.
ce l'abbiamo fatta uscire fuori dalle forre, stiamo tornando verso Nepi. Guarda che mazza tamburo. Le masse di tamburo sono un po' passate, però ce ne sta una qua, la seconda sta, ce ne stanno tre, vedi, una, due, tre. Però ormai sono un po' passate. Ok. Una proprietà privata, sembra che è diventata sua e l'ha usata come stalla, ma questo è un vecchio rudere dell'età del ferro, non ricordo il nome, però come ho detto è rimasto dentro una proprietà privata, ci ha fatta la stalla. Ok. Qui si intravede sullo sfondo la cascata del centro storico di Nepi. Ci infiliamo qua dentro per andare a vedere la cascata dei cavaterra da sopra. Guarda quanto tutta? Siamo tornati qui al di fuori delle mura del centro storico di Nepi dopo aver concluso il giro delle forre. 7 km e mezzo. 7 km e mezzo di 3 trekking. 2 ore e 30. 2 ore e 30. E qui si conclude questo video insieme a uno youtuber, il re dell'escursionismo romano. Magnetta di retta, è una cazzata. Io le cascate mica le scopro però. Su YouTube. Fernando Marini, vi saluto e vi ringrazio. Ringrazio Forza Roma, Bassa Lazio. Ecco. Meglio di così. Meglio di così. Ciao ciao.